Qual è quella cosa che ti fa alzare presto alla domenica mattina, rinunciare a una mezza giornata di piacere brutta che si diffonde come una malattia che ti rompe le scatole e non ti fa dormire la notte? La ruggine. La ruggine, raga. Ho il portapacchi quasi in fioritura di ruggine. Me ne sono accorto qualche settimana fa. Poi ho preso un po' di acqua perché taglio la legna, faccio vlog, vado in giro, revisioni, sbattimenti, robe varie. Devo assolutamente toglierla perché sennò butto via il portapacchi. Adesso volevo farci un video, gratto il portapacchi, rifaccio tutto, ma cioè non ha senso. Quindi farà parte del vlog. Cinghia servizi, pure tu ti ci metti, cinghia servizi, cinghia servizi, cinghia servizi, adesso lo ripeto fino alla morte, cinghia servizi. Non sono le viti a essere arrugginite, ma il tetto a essere conciato marcio, raga, vi faccio vedere. Porcaccia di quella schifosa, guardate che fioritura che c'ho. Guardate i tocconi qua, guardate. Porcaccia, si è messo male. Va bene, allora un signore qua del posto, un mio vicino che conosco bene, che lavora al ferro, mi ha detto che quando parte la fioritura così puoi grattarlo quando vuoi, puoi mettergli Ferrox, puoi farlo galvanizzare, puoi farlo zincare, è un processo chimico, quando parte è dentro il ferro, non puoi più fermarlo, puoi arginarlo, puoi farlo rallentare, ma purtroppo il tetto è partito, ragazzi. Porcaccia di quella boia. Ha la sua età, perché si parla del 2006, quindi insomma ha la sua età. Però, mannaggia, speravo di riuscire a fare qualcosa, ma non è detta l'ultima, nel senso che adesso mi metto qua, faccio tutto questo lavoro e sicuramente qualche altro anno vado avanti. Allora. Vedete, ho grattato bene e sicuramente la ruggine è sparita, non c'è più traccia, è venuto fuori il metallo. Pensavo peggio, pensavo la fioritura andasse molto più in profondità. Invece va bene, va molto bene. Il compressore, perché vi sembrerà una stupidaggine, ma non pensate di lavar via la limatura che adesso è piena dappertutto con l'acqua, tipo andarlo a lavare. No, no, proprio zero, perché si infila dappertutto quella roba lì di micron, millesimi, veramente decimi di millimetro, si infila dappertutto e con l'acqua va a arrugginire nei posti più impensabili e fa partire le fioriture. Si soffia via, sarebbe meglio aspirarla con l'aspirapolvere, ma portati l'aspirapolvere dappertutto, non ho il tubo lungo, insomma la soffio via, occhiali, sto attento, cuffie, ed è la cosa migliore. Poi, visto che devo realizzare dei video, devo fare un sacco di cose, ed è per questo che sto facendo questa, diciamo, sto tappando un po' al volo il problema, sto mettendo un cerotto su un taglio grosso, lo so, bisognerebbe smontarlo, sabbiarlo bene, portarlo via, ma non posso lasciare fermo il def giorni o settimane, soprattutto perché non c'è qua in zona un sabbiatore, non c'è in zona un qualcuno che mi può aiutare, non c'è nessuno qua che mi può aiutare. E ho chiesto a una persona che lavora il ferro e salda dalla mattina alla sera, quindi queste cose le sa, e non ha saputo consigliarmi nessuno, anche lui è disperato. Quindi sono qui a mettere un piccolo cerotto. Mi pare ci fossimo lasciati con la componente legna proprio a questo punto, cioè ho tagliato un po' di legna e l'ho messa qua sotto perché devo portarla via e non voglio che si bagni. Ma ho i tronchi là in fondo che voglio portare vicino alla strada con il verro per tagliarli ed essere più comodo. Ho messo il mezzo qui. Penso di poter allacciarmi con una taglia o su questo larice un po' grosso, o forse su quell'abete laggiù in fondo, per fare il primo tiro fino a quella ceppa tagliata, vedete? E li tiro fin lì. Poi dopo tolgo la taglia, che probabilmente sarà su questo abete, non su quello là, e recupero dritto. Quindi di sicuro 1, 2, 3, 4 e 5 per il momento. Ok, il giro è questo, la taglia, il tronco è laggiù
in linea per arrivare vicino alla taglia e poi da qua farò il tiro corretto e sono attaccato chiaramente al verro. Vediamo cosa succede. Oh raga, funziona. Arriva, arriva, eccolo. Questo è il terzo, uno, due, e sta andando il terzo. Non lo vedo, ma sta recuperando, quindi vedete che il cavo si muove. Che mezzo, mamma mia, che mezzo. Quanto bisogna essere fieri del proprio mezzo, raga. Fieri del proprio mezzo. Guardate che arriva. Vediamo se non si incricca. Alla fine si fa sera perché i tronchi sono tanti, poi monta, smonta, riarrotola, sistema, cambia. E ho quasi finito, raga, vedete? 2, 4, 5, questo è il sesto, non me ne mancano tanti altri. Sì, c'è una luce fulminata, lo so. Devo sistemarla. Beh, alla fine non vi dico che sia notte, però sì, è buio. Però questa dovete vederla, siccome poi i tronchi incontrano, si incastrano. Mi prendono. Buona, prima che spacco tutto. Parte legna di questo vlog. E poi torno a prendere la legna qualche giorno dopo nel bosco. E vi dico una cosa, sono due giorni che quando vado a prendere la legna becco sempre lo stesso capriolo. Ed è bellissimo perché si vede che ha trovato nel posto dove faccio la legna una specie di giaciglio, perché ci sono vari alberi caduti, si è creata una specie di casetta per il capriolo, e adesso proviamo a vedere se è ancora qua e ve lo faccio vedere. Avete visto? Eccolo. Dorme sempre lì, dorme. Avete visto? Eccolo. Allora raga, sono passati dei giorni da quando ho fatto quel tiro col vericello. Poi ho tagliato altri alberi e ho rifatto altro tiro, perché ce ne ho, vi ho detto, una marea di alberi da fare. Ma voglio farvi vedere questa cosa. Avete presente quando impilano tutti gli alberi per non far sì che si bagnino? Sono uno sopra l'altro, fatti bene, insomma. Non dico che sia fatto bene, ma solo con l'aiuto del verro. Solo il verro e a sink. Guardate che cosa ha fatto. Cioè, sono perfetti. Tutti sollevati da terra, tutti perfetti, precisi, pronti per essere tagliati vicino alla strada. Raga, non so, cioè, beccatevi questa. Dopo questo bellissimo logo e quadretto di Async, la parte legna è finita anche oggi, un giorno dopo. Che dite? Perché non c'è più niente, Non c'è più niente ed è finito tutto lì. Che mezzo, ragazzi. Cioè, tutto merito del mezzo. Io non ho fatto niente. Sono seduto qua sul muschio, sigaretta, birra. 30 ottobre, siamo venuti a pattinare sul ghiaccio. C'è qualcuno che sta imparando, ma piano piano, ragazzi, piano piano. La stoppa del pattinatore. Ma fa un caldo veramente esagerato, ragazzi. Siamo sul ghiaccio, ma fa caldo. Ma che novembre sarà? Dai, facci vedere, Cristi. La nonna qua fa finta, ma è capacissima. Dai, nonna, pattina! Nel vlog di oggi vi devo dire che ci sarà un po' di diversità di immagini, perché nonostante non sia estate, nonostante il parco sia chiuso, nonostante tutto, sono venuti a trovarmi dei ragazzi, che è un bel gruppo, e vogliono provare la pista. E quindi oggi vi farò vedere delle immagini che di solito nel vlog non metto, proprio perché oggi loro girano, si divertono e hanno tutti dei mezzi che spaccano il culo. Thank you.
Bene sui sassi, mi raccomando, bene sui sassi. Vediamo come si comporta il 130, raga, perché lui ha il culo veramente lungo. E infatti, guardate, ha già toccato dappertutto. Wow. Guardate che culone, raga! Piano, piano! Vai! Piano, piano, vai, vai! Ok, passato, buona! Laggiù disco 200 alle prese con il laterale che a sto giro è veramente, veramente bagnato e chiaramente ci sarà un po' da tribulare per uscire. E non sembra, ma il laterale alleggerisce tantissimo una parte del ponte e chiaramente la trazione viene a mancare. Bravo Raffo, bravo Raffo. Ok. È molto scivoloso oggi, Sì, sinistra e poi becchi i tronchi. Sì. Vedete che non sembra, ma è insidioso lui, perché... Tu speri sempre di farlo in aderenza, ma lui è balordo. Yeah! Cazzo, sei lungo! Il tagliamento va bene! Sì, sì, vero, vero! È una mega ciabattona. Oh, però è anche bello pesante, perché è carico da campeggio, quindi vieni non passare, non vedere. No. Hai riempito di terra la fioriera qua davanti. Hai tipo un vaso davanti, molto bello. Se vuoi ti do dei gerani, perché secondo me starebbero bene. Come... Se lo lascio là qualche mese per il video, ma... Secondo me, guarda, possiamo mettere, non so, dei ciclamini. Thank you.
bene il mio lavoro? Lascia la parcheggiata, rimani. È come stare su banco prova. Cazzo, ragazzi. Raga, che figata vedere tutti i mezzi dentro la pista. Che figata. Vi voglio qua tutti. Scrivetemi, perché anche adesso che sono chiuso, comunque, se siete un gruppo, potete assolutamente venire a trovarmi. Dovete venire a trovarmi. Dritta power. Power. Hai ripreso la rivincita sui pronti. Abbiamo anche un super mezzo oggi, ragazzi. Guardate che spettacolo. 3.6 V6 benzina. Wow. Da Oscar, eh. Ok, occhio, adesso lo drizza un pelo. Adesso arrerà. Che dici? No dai, al pelo. Vai senza verso di me un pelo. Vai. Rumorino, raga, rumorino. Fermo! Cos'era? L'ammortizzatore. Vai indietro piano! No, dice qualcosa che è andato. Basta, adesso è mio. Che dite, sono stato bravo, questo è tosto, Sì, toccano solo i parafanghi di plastica, ha toccato, Occhio perché lancia. Ok, allora guarda, soltanto quando fai la rampa, siccome sarà un po' saponata, sì, cerca di tenere sempre le gomme sopra i sassi, perché se scendi, quando poi sduni, tocchi, sicuro che tocchi sotto. Ok, grazie. Sicuro. Clac, 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 clac. Arrerà un po' con il gancio dietro, vedete? Crac. Però abbiamo un bel TV5. Con un roll cage, tra l'altro, che cazzarola, che figata, raga, roll cage, tanta roba. Per la sicurezza, per viaggiare, top roll cage. Ok. Vedete cosa succede? Ma
Oggi abbiamo del sapone. tagliala dritta, tagliala dritta. Che figata, raga, che figata. E c'erano anche degli altri mezzi, c'era un L200, c'era un altro Def 90, insomma, dovete venire perché vi divertite, fate una giornata diversa e spacca, insomma, dai. No, lui non è entrato, no, se ve lo state domandando, no. Grazie a voi. Super piacere che conosce. Ci vediamo presto, dai. Grazie, Ciao, ciao. Guarda che belle sgasate. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Ciao ragazzi, ci vediamo presto. Quando volete, quest'estate. Perfetto. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao. È che le giornate adesso con l'ora solare legale, non lo so, non mi ricordo, sono corte, quindi il tempo per godersi il parco è un po' ristretto, ma se arrivati presto si può fare. Mi fa piacere condividere con voi tutto il vlog, tutte le immagini, qualsiasi cosa, però ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale, ve lo dico sempre, è l'unico modo che avete per aiutarmi e contribuire alla creazione di nuovi contenuti. Fate sempre buon 4x4, magari altri al caffè, e ci vediamo al prossimo vlog. Sì, ciao!